Si chiama Servire con Lode ed è un progetto che riunisce mondo universitario, organizzazioni del volontariato e pubblica amministrazione per offrire agli studenti delle università torinesi l'opportunità di arricchire la propria formazione culturale sperimentandosi in attività centrate sull'aiuto nei confronti di soggetti che vivono in situazioni di fragilità, povertà o emarginazione. La firma del protocollo d'intesa e il primo passo del tavolo di lavoro sarà quello di formare una lista di enti accreditati di attività da proporre agli studenti stessi. Diamo un'occhiata. Riteniamo che la formazione, diciamo, sul sociale, perché sostanzialmente è questo che si andrà a fare, e sulla solidarietà sia una cosa importantissima per i giovani, perché oggi come oggi non ci sono, diciamo, altre opportunità se non quelle offerte proprio dal volontariato o comunque da enti che operano nel volontariato e nel sociale. Questo protocollo fatto appunto, con la città, con l'università, con la Chiesa, eccetera, direi che è un grossissimo passo avanti per dare ai giovani delle opportunità che non sono solo quelle di vivere una vita diversa, diciamo, a livello di solidarietà, ma sono anche quelle a livello lavorativo, perché comunque ci saranno degli accrediti per chi fa questa attività che possono ritornare utili poi anche nel mondo del lavoro. Siamo convinti che sia un compito dell'università la formazione dei nostri studenti in modo completo, quindi c'è la parte disciplinare sicuramente che è la loro scelta di studio e di vita, ma c'è anche la parte di cittadino responsabile che consenta un'attività anche al di fuori di quella didattica usuale e quindi su questo investiamo sicuramente molto come Ateneo. Si sono accorti di quanta importanza abbia non solo appunto la competenza, che pure è necessaria, la qualificazione, diciamo noi oggi, ma anche quella coscienza dell'uomo, della persona, che dà la possibilità di gestire poi bene, con grande impegno, anche il fare squadra, lo stare insieme agli altri e saper, ecco, dare un contributo efficace, poi produttivo, anche al lavoro che deve fare. Vedremo di mettere in pratica sia attività di tirocinio, sia attività di supporto, di tutorato e così via, che possono immediatamente essere messe in campo. Ogni qualvolta proponiamo loro una qualche attività di questo tipo, le risposte sono assolutamente positive.